ma anche con molta franchezza devo dire che l'obiettivo politico ultimo di questo governo non è incrementare il lucro soggettivo degli imprenditori, cosa pienamente legittima, cosa obiettivo che deve essere perseguito dagli imprenditori, ma l'obiettivo del governo è realizzare le condizioni perché le imprese intese come comunità di donne, comunità di uomini, possano perseguire uno sviluppo sostenibile. E quindi attenzione, a questo governo interessa la crescita economica. In queste ore stiamo preparando e fra poco ritornerò a Roma, dove ci sarà un Consiglio dei Ministri con misure volte a favorire la crescita. La scorsa settimana abbiamo adottato un decreto sblocca cantieri, però a questo governo interessa non solo il PIL, la crescita economica, ma interessa vedere come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce sociali della popolazione.